Buonasera a tutti, sono le ore 20:45, procediamo col primo appello nominale per la verifica del numero legale. Prego, segretario. Buonasera. Trezzi, Belletti, Ronchi, Presente. Tarantola, Salmi, Seghizzi, Martino, Parafioriti, Magnani, Facchini, Lecca, Valent, Marsiglia, Zonca, Cesarano, Visentin, Riccardi, Scalzotto, Scaffidi, Merlino, Di Lauro, Ghilardi, Mandelli, Comite, Amariti. Sono presenti tre consiglieri comunali, non essendo stato raggiunto il numero legale, aggiorniamo i lavori del Consiglio alle ore 21 per il secondo appello nominale per la verifica del numero legale.
Consiglieri, prendete posto, grazie. Consiglieri, prendete posto. Sono le ore 21. Procediamo con il secondo appello nominale per la verifica del numero legale. Prego, segretario. Buonasera. Trezzi. Silenzio in aula. Belletti. Presente. Ronchi. Presente. Tarantola. Presente. Salmi. Seghezzi. Presente. Martino. Presente. Parafioriti. Presente. Magnani. Facchini, Lecca, Valent, Marsiglia, Zonca, Cesarano, Vicentin, Riccardi, Scalzotto, Scaffidi, Berlino, Di Lauro, Ghilardi, Mandelli, Comite, Amariti, sono presenti 18 consiglieri, è stato raggiunto il numero legale, procediamo con i lavori del Consiglio, siamo durante la fase delle comunicazioni, comincio io a fare una comunicazione, recentemente è venuto a mancare Salvatore Galanti, un nostro concittadino. Salvatore Galanti nasce a Mazzarino nel 1942, si trasferisce a Cinisello Bassamo nel 1958 in cerca di lavoro, il suo primo impegno è stato come saldatore presso la Oreste Pezzone di Milano. Si diploma come disegnatore meccanico frequentando la scuola stradale dell'Istituto Mazzini. Per le sue spiccate attitudini nel campo della meccanica viene assunto dalla ditta Ernesto Malvestiti e Cinisello Balsamo e in seguito dalla FAS, dove viene promosso caporeparto. Nel 1969 costituisce la OMA, che produce stampi di precisione per piccole produzioni, da cui nasce successivamente la Algara, tuttora presente nel territorio. Nella sua vita professionale ha collaborato con diverse imprese blasonate, tra cui Fiat, Ferrari e Artemide, avvalendosi della cooperazione di circa 40 giovani a cui ha trasferito la sua preparazione e competenza. Salvatore Galanti è stato insignito nel 2008 della onorificenza della Spiga d'Oro. Lo ricordiamo anche per le sue doti di scrittore e poeta, premiato a Mazzarino, miglior mazzarinese del mondo, dal vice sindaco Luca Dezzi e dal decano di Mazzarino, Don Carmelo Bilardo. È venuto a mancare un emblema dell'orgoglio, dell'orgoglio mazzarinese. Per questo minuto, dopo l'intervento del sindaco che si è prenotato, chiederò un minuto di silenzio al Consiglio Comunale. Prego, sindaco. Sì, mi associo alle parole del Presidente, esprimo le mie condoglianze alla moglie, al figlio, ma non solo, alla comunità mazzarinese di Cinisello, ma anche alla comunità cinisellese. Salvatore era ormai, come dire, un po' mazzarinese, un po' anche balsamese, perché legato molto a quella che era la sua residenza. Io ricordo quando gli abbiamo conferito la Spiga d'Oro, lui è stato persona di grande intuito, di grande capacità, un instancabile lavoratore, ma nello stesso tempo aveva anche queste capacità di comunicare in qualche modo una gioia di vivere, l'allegria, la capacità comunque di apprezzare il tempo trascorso assieme e gli eventi che lo avevano accompagnato. Lui è frutto anche della storia di Cinisello, della storia della Lombardia. È arrivato qui giovane, è stato assunto come saldatore. Non era una persona che aveva fatto una grande formazione e un grande studio, ma è riuscito in un'impresa grande a costruire un'industria, un'industria importante, riconosciuta, apprezzata per la qualità del lavoro che ha fatto. È stato un uomo che si è fatto da solo, con le sue forze, ma da solo aiutato anche dai suoi lavoratori che ha sempre apprezzato e accompagnato. Aveva molta attenzione per quella che era la formazione, formazione che lui si è conquistata sul campo, ma che capiva che doveva essere un patrimonio per i giovani e che doveva consegnare quello che lui aveva imparato a un futuro e che i talenti di ciascuno, le capacità devono essere riconosciute e devono essere valorizzate.
Lo ringraziamo per essere stato un esempio dell'etica del lavoro. Il lavoro non è solo fatica, non è solo dedizione strenua, il lavoro è anche capacità di creare esperienze importanti, di creare relazioni virtuose e di creare il futuro. E il signor Galanti aveva guardato sempre molto lontano nella sua attività. Lo ricorderemo domani al suo funerale, ma devo dire che l'esperienza di Salvatore continuerà nell'attività del figlio, nell'attività della sua impresa e speriamo anche nel, come dire, nell'insegnamento che ci ha lasciato. Grazie Sindaco. Unisco le condoglianze alla famiglia. Cittadini Mazzarino, chiedo un minuto di silenzio al Consiglio Comunale per ricordare Salvatore Galanti. Sono altri consiglieri che devono prenotarsi per fare comunicazioni? Ci sono? Allora chiudiamo la fase delle comunicazioni, riprendiamo l'argomento che avevamo interrotto l'ultimo consiglio comunale. Prego il dottor Polenghi e il dottor Romante di venire tra i banchi della Giunta. Siamo davanti alla fase della discussione generale, prego i consiglieri di prenotarsi. Consiglieri, prenotatevi per la discussione generale. Consigliere Berlino, prego. Sì, solo per preannunciare che presenterò degli emendamenti quando finirà la discussione generale. Grazie. Sì. Consigliere Berlino, sono stati presentati anche gli emendamenti del consigliere Zonca. Sì, allora dobbiamo fare. Sono stati presentati. Se ci sono consiglieri che si devono prenotare per la discussione generale, prenotatevi perché sono stati presentati gli emendamenti e dobbiamo fare fotocopie. Quindi faremo una sospensiva per fare fotocopia. Consigliere Riccardi, prego. Grazie Presidente, buonasera. L'altra volta ho fatto la domanda per sapere quali erano i servizi indivisibili coperti dalla TASI. Quindi, se non ho capito male, sono quelli della Servizio di Polizia Municipale, Protezione Civile, servizi correlati a viabilità e circolazione stradale, servizi di illuminazione pubblica, parchi e tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente, servizi relativi alla cultura, biblioteche, servizi demografici e servizi cimiteriali.
Dato che l'aliquota è a zero, avevo chiesto e non mi era stato risposto, vorrei sapere quali sono le risorse, le altre risorse che vengono utilizzate dal comune per coprire questi servizi. Grazie. Grazie, consigliere Riccardi. Consigliere Zonca, prego. Sì, io vorrei sollevare una questione preliminare, perché in questa delibera, siccome è un argomento di discussione anche di ieri sul bilancio, viene citato un documento che in realtà non è disponibile per i consiglieri, e da sempre noi diciamo che le delibere devono essere corredate con tutti i documenti citati. In particolare mi riferisco alla pagina 3 della delibera, in cui si dice: il punto dove c'è il Consiglio Comunale, ritenuto di stabilire per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria, se vediamo i vari punti, al punto numero 2 si dice: il pareggio economico e finanziario di bilancio già gravato dalla riduzione dei trasferimenti erariali, per effetto sia delle diverse manovre finanziarie sia della fiscalizzazione dei trasferimenti omissis, pur in presenza di una oculata gestione della spesa pubblica locale attuata con l'effettivo utilizzo del piano esecutivo di gestione, documento che non è allegato agli atti, mentre il piano delle performance è stato consegnato insieme al CD del bilancio di previsione. Vorrei chiedere al segretario un chiarimento, perché viene citato questo documento che in realtà non è mai arrivato ai consiglieri. Prego, segretario. Il piano esecutivo di gestione non è allegato perché è un atto di competenza della Giunta che viene approvato successivamente all'approvazione del bilancio, per cui non può essere allegato. La stessa frase che lei trova non parla di un piano esecutivo di gestione esistente, perché la leggiamo insieme, dice: il pareggio economico e finanziario del bilancio, già gravato dalla riduzione dei trasferimenti erariali per effetto sia delle diverse manovre finanziarie sia della fiscalizzazione dei trasferimenti e la loro sostituzione attraverso la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale, pur in presenza di un'oculata gestione della spesa pubblica locale attuata con l'effettivo utilizzo del piano esecutivo di gestione e del piano delle performance. Però il piano, ripeto, esecutivo di gestione, lei può chiederlo e ne può fare richiesta, ma ad oggi il piano esecutivo di gestione non è approvato e non esiste dal punto di vista formale e sostanziale. Grazie, segretario. Prego. Sì, io capisco che il piano esecutivo di gestione sia un atto di giunta, infatti ne abbiamo discusso ieri sera, che servirebbe anche per andare ad analizzare in modo più dettagliato il bilancio di previsione, però a questo punto va tolto da questa delibera, va tolta come minimo questa frase: pur in presenza di un'oculata gestione. Cioè, se io non posso, visto che non esiste questo piano esecutivo di gestione, come faccio allora a dire che è un'oculata gestione della spesa pubblica se non c'è questo documento? Quindi è una, come dire, è un'affermazione che però non trova riscontro nella realtà, perché il PEG formalmente non esiste. Quindi andrebbe cassata questa frase.
È evidente, cioè, la frase può essere, può essere tolta e non cambia al corpo della delibera, anche perché è evidente che il giudizio sulla efficacia del piano esecutivo di gestione 2014 potrà essere dato alla fine della gestione in sede di rendiconto di approvazione del rendiconto nel 2015. Oggi possiamo dare un giudizio per quanto riguarda quello prima. Se il problema, dal punto di vista naturalmente tecnico, quello politico lo lascio a voi, è quello della impossibilità, cioè che il Consiglio può pensare di dare un giudizio su una inefficacia di un coso che non c'è, può essere benissimo tolto senza cambiare niente in questo caso alla sostanza del provvedimento. Grazie segretario. Ci sono altri consiglieri che devono intervenire? Consigliere Zonca. Sì, allora, secondo appunto la dichiarazione del segretario, ho bisogno di 2 minuti per presentare un emendamento che vada a cassare questa frase nella delibera. Consigliere Zonca, visto che dobbiamo fare fotocopie di tutti i suoi emendamenti presentati e il consigliere Berlino ha chiesto di scrivere degli emendamenti, facciamo la sospensiva in modo che possiamo fare fotocopie e può scrivere l'emendamento anche il consigliere Berlino. Facciamo una sospensiva per permettere di fare fotocopie degli emendamenti e per permettere di scrivere gli emendamenti. Scusate, faccio una comunicazione. Faremo le foto, visto che gli emendamenti sono tanti, faremo le fotocopie per i capigruppi perché viceversa sarebbero moltissime fotocopie da fare gli emendamenti presentati.
Consiglieri a posto, i non consiglieri escano dall'area riservata ai consiglieri, grazie. Consiglieri, riprendete posto. Riprendiamo i lavori del Consiglio. Siamo in discussione generale, ci sono consiglieri che si devono prenotare, si prenotino. Consigliere Riccardi, prego. Grazie Presidente, mi scusi, io prima della sospensiva ho fatto una domanda e sto aspettando la risposta, grazie. Consigliere Riccardi, la può ripetere la domanda, grazie. Allora, ho chiesto relativamente ai servizi indivisibili, visto che sono Polizia Municipale, Protezione Civile, servizi correlati alla viabilità, circolazione stradale, servizi di illuminazione pubblica, parchi, tutela ambientale del verde, servizi relativi al territorio e all'ambiente, servizi relativi alla cultura, alle biblioteche, servizio demografico e servizi cimiteriali, quali sono, dove vengono prese le risorse per coprire la percentuale della TASI, l'aliquota che è a zero. Prego, Vice Sindaco. Ma penso che di aver già risposto a questa domanda, nel senso che noi abbiamo certificato che il nostro fabbisogno dall'imposizione locale fosse quello che già avevamo percepito negli anni scorsi, che avevamo già messo a bilancio negli anni scorsi, quindi lo stesso gettito dell'IMU e lo stesso gettito dell'addizionale IRPEF. Abbiamo fatto un controllo della spesa corrente, abbiamo verificato tutti gli stanziamenti e abbiamo stabilito che per tenere in bilancio, in equilibrio il nostro bilancio e far fronte a quella spesa corrente lì così determinata, occorrevano un determinato numero, un pari numero di entrate. Per cui abbiamo verificato che con i gettiti già consolidati, con l'aumento delle entrate delle multe, due ruoli anziché uno, con l'introduzione del canone non ricognitorio e con altre operazioni di questo tipo, siamo riusciti comunque a tenere in equilibrio il bilancio, per cui non era necessario applicare la TASE, quindi a utilizzare quei 2.600.000 euro che si prevederebbero con l'applicazione della TASE lo 01. Abbiamo inoltre utilizzato 679.000 euro di oneri di urbanizzazione. Scusi, signor consigliere Riccardi, scusi. Abbiamo utilizzato 679.000 euro di oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente e così abbiamo tenuto in equilibrio il bilancio e abbiamo recuperato le risorse che ci servivano per questo obiettivo. Grazie Vice Sindaco. Ci sono altri consiglieri che devono intervenire? Consigliere Berlino, prego. No, solo una considerazione, poi se volete anche chiarire la questione a tutto il Consiglio, visto che durante la sospensiva è emerso chiaramente da un lato la volontà dei consiglieri di minoranza di proporre alcuni emendamenti che vanno in un certo senso a modificare alcune aliquote. Dall'altra però abbiamo già avuto così modo di scambiare qualche opinione con gli uffici che ci dicono che praticamente è un lavoro inutile quello che la minoranza sta facendo, cioè quella di incidere su alcune aliquote, perché comunque la delibera dovrebbe, secondo appunto quanto sostenuto, garantire comunque un pareggio economico finanziario. Ora io su questo ho qualche dubbio, nel senso che noi questa sera stiamo andando a deliberare delle aliquote. È vero che vogliamo confermare le aliquote dell'anno passato, è altrettanto vero che questo non significa che gli introiti relativi a questa imposizione saranno necessariamente uguali identici a quelli dell'anno passato. Noi stiamo chiaramente operando su delle previsioni. Per cui credo viceversa che non sia così impossibile o vietato da parte degli uffici, da parte della Giunta,
tenere in considerazione alcune richieste di, in questo caso, diminuzioni di alcune aliquote. Per cui dico questo perché ritengo che poi sì, in fase di successivo analisi e discussione del bilancio di previsione, lì sì potremmo eventualmente andare a sanare un differenziale sempre ipotetico, perché poi appunto non stiamo parlando di cifre precise esatte, di un eventuale differenziale in diminuzione di quanto si possa introitare andando a operare su alcune aliquote. Per cui ecco, non condivido questa sorta di pacchetto chiuso, dovete prenderlo così com'è, perché se no non è possibile ottenere il pareggio di bilancio. No, io credo che se stiamo discutendo cosa vogliamo fare dell'imposizione locale, in questo caso dell'imposta IMU, credo che sia giusto andare a operare nel merito di ognuna delle fattispecie delle aliquote previste da questa tipologia di imposta ed eventualmente andare a sanare una scelta evidentemente politica di quest'Aula con una scelta successiva che andrebbe poi in quel caso, in fase di bilancio, andare a recuperare e andare a trovare le somme necessarie eventualmente a coprire il differenziale che si dovesse andare a ottenere in diminuzione. Grazie consigliere Berlino. Consigliere Zonca, prego. Beh, riprendo l'ultimo intervento in quanto mi trova totalmente d'accordo. Diciamo, l'impostazione dovrebbe essere questa. Tant'è che non si approva prima il bilancio di previsione e poi le aliquote delle varie tasse locali, ma si stabiliscono prima le tasse locali e in base al risultato che il Consiglio Comunale dà sulle aliquote e sulla imposizione locale si costruisce il bilancio di previsione. Io mi ricordo che un paio d'anni fa, quando fu introdotta per la prima volta l'IMU, ci fu fornita una tabella dagli uffici che mostrava la suddivisione di introiti basandosi sulle aliquote che erano state proposte, e da quella tabella si poteva desumere qual era l'incidenza percentuale di un'aliquota rispetto ad un'altra. Purtroppo questa tabella non ci è stata più fornita, no? Non è una cosa obbligatoria, però sarebbe stato molto utile avere un quadro della situazione, visto che ormai questa imposta è consolidata, in modo da capire esattamente quanto può incidere una modifica delle aliquote rispetto di una fascia, prevista dalla delibera rispetto alle altre. E purtroppo si va così a tentoni. Non sono assolutamente d'accordo sul fatto che se si modifica un'aliquota poi non si ottiene più l'equilibrio bilancio, perché va ribaltato il criterio. Si stabiliscono le aliquote e bene sarebbe stabilire le aliquote sapendo quanto si incasserà su quelle aliquote, perché ci fu questa tabella in cui c'era l'importo previsto per ogni tipo di aliquota. E questo nessuno di noi lo sa, nel senso che possiamo basarci sui dati di 2 anni fa, nemmeno dell'anno precedente. Quindi prima si stabiliscono le aliquote e si stabilisce quanto si prevede di incassare, poi si costruisce il bilancio di previsione in base alle risorse che si prevede di incassare con le aliquote. Questa è la cosa. Non insistete sul fatto che se si toccano le aliquote poi non c'è più l'equilibrio bilancio, perché non funziona così. Temporalmente sono degli atti diversi, perché uno è conseguenza dell'altro, non che il bilancio è conseguenza delle aliquote, perché allora a questo punto non ha nemmeno più senso parlare di bilancio di previsione o di andare a modificare il bilancio di previsione, perché qualsiasi virgola che viene cambiata nel bilancio di previsione poi ricade sulle altre cose. Quindi segnalo questa mancanza
che sarebbe stata invece molto utile per tutti i consiglieri comunali, anche di maggioranza, per avere un quadro della situazione. Poi la seconda cosa che vorrei segnalare, visto che i documenti sul bilancio di previsione proposto sono già stati inviati e la discussione in commissione è avvenuta ieri e questa sera, ci sono già dei numeri previsti sull'IMU e purtroppo, consigliere Berlino, gli introiti previsti dall'IMU rispetto all'anno scorso, mantenendo queste aliquote, non sono uguali all'anno scorso, sono maggiori, ma per una serie di motivi, uno dei quali è il fatto che le famiglie quest'anno, a parità di aliquote come è stato proposto dalla Giunta, spenderanno di più le famiglie che hanno dei figli conviventi sotto i 26 anni, perché se vi ricordate, fino all'anno scorso, oltre alla detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, c'era un'ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente al di sotto dei 26 anni. Questa ulteriore detrazione nel 2014 è scomparsa, non c'è più. E quindi è stato previsto questo e anche altro, è stato previsto di incassare di più. Quindi altro che non aver aumentato le tasse a Cinisello Balsamo, sono i dati che ce lo dicono. Il numero assoluto di introiti dell'IMU rispetto all'anno scorso è aumentato e poi ci diranno anche di quanto è aumentato. Quindi questa è una situazione che dobbiamo sistemare se non vogliamo pesare veramente sulle tasse dei cittadini, sulle tasche dei cittadini. Quindi prego la Giunta e la maggioranza di prendere in seria considerazione la diminuzione delle aliquote IMU, tenendo conto della difficoltà economica che versa la gran parte delle famiglie di Cinisello Balsamo, e per dare un minimo di respiro anche alle aziende che si trovano delle aliquote molto alte rispetto ad altri comuni della provincia di Milano. Ritengo che, ad esempio, sia sbagliato far pagare il 7,6 per mille a persone che affittano le loro case, a differenza di altri soggetti che per lo stesso tipo di affitto invece pagano il 4 per mille. C'è una differenza di comportamento che va sanata. In più, sottolineo che l'aliquota massima sugli immobili liberi del 10,6 per mille è il massimo consentito dalla legge e quasi nessun comune ha applicato questa aliquota massima. Quindi vi prego di rivedere questa cosa. Anche perché se noi avessimo a disposizione quella tabella che stabilisce quant'è l'introito per queste fasce di aliquote, potremmo anche fare delle previsioni più precise sull'incidenza assoluta, in termini assoluti, di un'aliquota rispetto ad un'aliquota diversa. Purtroppo invece in questa delibera non c'è nessuna possibilità di prevedere la suddivisione. C'è in un'altra delibera, quella del bilancio di previsione, la somma totale, ma che discuteremo tra un po'. Grazie consigliere Zon. Consigliere Mariti, prego. Grazie Presidente. Giusto due considerazioni molto veloci in generale sulla delibera delle tariffe. Innanzitutto, a differenza di quanto è stato detto dai banchi della minoranza, volevo fare i complimenti per aver mantenuto le stesse aliquote, perché poi adesso vedremo magari un'analisi un po' più dettagliata che l'aumento delle tasse non c'è, perché in realtà se non è stata inserita una tassa come la TASI, se andiamo a vedere l'IMU che veniva pagato sulla prima casa e la TASI che non viene pagata, non c'è alcun aumento di tasse su questo punto. La detrazione dei 50 euro purtroppo non è una cosa decisa dal Comune di Cinisello Balsamo, è stato un comma che è stato tolto da una legge, quindi
mi sembra abbastanza pretestuoso farlo pesare all'amministrazione comunale che invece si è impegnata a mantenere le stesse aliquote, a non rivedere in alcun modo, in alcun punto minimo neanche percentuale. E, vabbè, se si vuole introdurre la TASI, allora introduciamo la TASI, poi andiamo a spiegare ai cittadini che introduciamo la TASI per diminuire di un punto, due punti percentuali l'IMU su seconde case, spieghiamo a tutte quelle persone che hanno solamente la prima casa che si favoriscono le persone che hanno ben due o più case e quindi se vogliamo fare questa operazione, politicamente voi la volete sostenere, sostenetela, non è il nostro caso. E, sui 190 emendamenti che sono stati presentati a questo bilancio, scusate, a questa delibera delle tariffe, non abbiamo potuto neanche visionarli perché sono arrivati via PEC alle 8:30, 160 di questi e vabbè, questo può anche essere vabbè, che sono stati presentati all'ultimo minuto per impegni personali, lavorativi o comunque per il numero ingente di emendamenti, ma quando su 160 100 sono identici, allora questo non è un 156, mi correggono, sono identici. Allora, a questo punto non c'è una volontà di fare proposte concrete, c'è solo un ostruzionismo puro, senza la volontà di porre e proporre dei temi concreti, come invece qualcun altro delle persone dell'opposizione che hanno presentato degli emendamenti ha fatto, perché anche se in sospensiva sono state... Si è avuta la possibilità di discutere in maniera corretta, in maniera concreta di alcune proposte, le quali poi bisognerà vedere se possono essere accolte o non accolte, perché come abbiamo detto e come hanno detto gli uffici, come hanno detto i tecnici, c'è bisogno comunque di mantenere l'equilibrio, quindi io non sono un tecnico, io mi affido a quello che viene detto dai tecnici che sono qui apposta per questo, quindi se ci sono delle proposte concrete siamo i primi a poterle valutare, basta che non siano strumentali come sono la maggior parte di quelle che sono state presentate questa sera. Per esempio, adesso mi viene in mente quello che ha appena detto sugli affitti, consigliere Zonca, 7, 6 e 4, sono diverse tipologie di affitti, infatti. Una parte c'è l'affitto a canone calmierato, che paga il 4 per mille, dall'altra parte c'è l'affitto a canone intero, a canone non calmierato, anzi, quindi che paga il 7, 6. Quindi, la maggioranza mostra un certo tipo di apertura anche alla discussione. Ci aspettiamo altrettanta apertura e altrettanta proposizione di temi concreti e non di un ostruzionismo di questo tipo che ci ha fatto perdere due ore adesso solamente per le fotocopie di questi emendamenti che non sono pervenute perché una macchina sola non è riuscita a fare tutte le fotocopie necessarie. Quindi nel momento in cui riuscissimo a trovare anche una quadra a fare le proposte concrete tutti insieme potrebbe essere magari un'ennesima occasione di ripartire e di fare come si è fatto magari all'inizio della legislatura e poi si è un po' perso durante il percorso. Grazie. Grazie consigliere Mariti. Consigliere Zonca, prego. No, velocemente. Allora, le ho spiegato prima, provi a andarselo a vedere, ma penso che l'avrà visto, che... non è che mantenendo le aliquote uguali all'anno scorso non c'è stato l'aumento di tasse. Se lei guarda il valore assoluto incassato dal Comune è maggiore rispetto all'anno scorso, ma non di poco. Quindi non si può venire a dire ah, ma è colpa del Governo che ha tolto la detrazione per i figli fino a 26 anni. Perché le ricordo che per quanto riguarda la detrazione sulla prima casa, il nostro comune ha adottato il valore minimo di detrazione, cioè 200 euro, quando la legge prevede che i comuni possano aumentare questa detrazione. E dall'altra parte invece abbiamo mantenuto l'aliquota massima per altre tipologie di immobili. Quindi detrazioni al minimo e aliquote al massimo. Ecco. Io vorrei arrivare, e non voglio fare strumentalizzazione, vorrei arrivare ad avere un minimo risultato per i cittadini di Cinisello Balsamo e ottenere da questo Consiglio Comunale una riduzione dell'IMU. Punto. Grazie consigliere Zonca. Consigliere Magnani. Buonasera, grazie Presidente. Allora, a questo punto però mi preme fare una precisazione. Sono d'accordissimo con l'intervento del consigliere Amariti, non solo perché della mia maggioranza, perché in queste due ore abbiamo avuto modo di confrontarci e di essere sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda l'argomento di questa sera. Allora, detrazioni minime, aliquote massime. Aliquote massime, ma aliquote confermate.
sono quelle che abbiamo, avevamo l'anno scorso, non abbiamo cambiato nulla. Detrazioni minime, i calcoli, il bilancio deve tornare. Questo Comune ha deciso di non applicare la TASI, che sono un gettito di 2.650.000 euro, che questo Comune è uno dei pochi comuni in Italia che ha deciso di non applicare, e per far fronte a un'entrata inferiore, confermare tutti i servizi che questo Comune dà alla nostra cittadinanza, e comuni, credo, servizi di alto livello e di buon livello. Noi abbiamo asili nido che molti comuni decidono di vendere e di dare in gestione esterna, e noi continuiamo a tenerli perché abbiamo fatto una scelta politica. Abbiamo una gestione delle mense buona con delle tariffe che sono minime. Abbiamo dei servizi, quello che dovevamo discutere dopo sui centri diurni per disabili, abbiamo i servizi per gli anziani, abbiamo una marea, credo, permettetemi questo termine, tantissimi servizi che questo Comune dà alla nostra cittadinanza e che devono essere per forza sostenuti dalle tasse che i cittadini pagano. Però questo Comune ha cercato di calmierare il più possibile queste tasse, ha tenuto, non ha aumentato le tariffe dell'IMU, non ha aumentato le percentuali. Vero è, l'abbiamo detto anche in commissione quando abbiamo discusso di questa delibera, che ci eravamo ripromessi nella scorsa legislatura che saremmo andati a ritoccare, se fosse stato possibile, almeno le aliquote che facevano riferimento alle attività produttive, visto le difficoltà in cui le aziende si trovano. Purtroppo però è stata fatta un'altra scelta, purtroppo non è stato possibile farlo, consigliere Zonca, perché abbiamo fatto un'altra scelta, una scelta importantissima secondo me, che è stato quello di non emettere un'ennesima tassa ai cittadini di Cinisello Balsamo, pur mantenendo, e ci tengo a ripeterlo, ma questo deve essere urlato alla cittadinanza di Cinisello Balsamo, perché stiamo mantenendo gli stessi servizi che abbiamo dato alla città l'anno scorso e negli anni precedenti. Io non vorrei dire, però in quest'aula si dice continuamente che abbiamo degli occhi strani, che la città non è quello. Io continuo a guardarmi intorno, e come ci invitava anche l'assessore ai lavori pubblici prima delle elezioni, guardiamo le scuole, cioè noi abbiamo la struttura di questa città, è buona, è bella, è una città pulita, in ordine, le scuole sono a posto, abbiamo dei servizi che ci permettono. Certo, questo può essere solo un giudizio della maggioranza, perché la maggioranza è la maggioranza e quindi diciamo, ah, che bella città che ho, ma io vi inviterei veramente a guardarla con occhi non eccessivamente critici, ma con degli occhi oggettivi, e credo che, come lo faccio io oggettivamente, perché anch'io ho le mie rimostranze da fare, non pensiate, l'abbiamo già detto in quest'aula, non è perché solo che la maggioranza sta zitta non fa le sue rivendicazioni e non chiede le cose. Quindi io direi che per tenere alto il valore di questa città, alto il valore dei servizi che la città offre, l'amministrazione di Cinisello Balsamo ha preso due grandi decisioni che possono non piacere alla minoranza, ma che io credo che invece vadano urlate: il fatto di tenere le aliquote IMU, anche perché l'IMU sulla prima casa poi è stata eliminata, quindi l'IMU sulle abitazioni e sulle altre attività come erano l'anno scorso, e non aver applicato la TASI. Ripeto, una scelta importante. Il nostro comune vicinissimo, a fianco, appiccicato a noi, la notte del giovedì scorso ha deciso, purtroppo per i cittadini, ma non perché chissà che cosa vuole fare, perché deve coprire, perché servono le entrate ai comuni, non è che i comuni applicano delle tariffe o delle tasse o hanno delle percentuali perché chissà cosa devono fare con i fondi, per coprire i propri servizi hanno bisogno di entrate superiori. Noi siamo riusciti con un bilancio, credo ce lo diremo quando discuteremo dei bilanci di previsione, molto rigido, che non ci permette di fare nulla se non di stare dentro a quei canoni,
E mi dispiace che la prendiate sorridendo, perché io, voi chiedete a noi serietà quando voi parlate, chiedo anche a voi serietà quando noi parliamo, però. Quindi ribadisco che le scelte fatte da questa amministrazione sono scelte importanti per i nostri cittadini. E poi ci tengo a dire una cosa di metodo, però. Noi più volte abbiamo chiesto alla minoranza di presentare per tempo gli emendamenti in modo che si potesse almeno vederli, poterli discutere e ragionarci. Lei stasera mi ha detto, consigliere Zonca, che li aveva mandati per PEC. Abbiamo per posta certificata, certo, alle 20:25. Per noi era impossibile poter vederli e scaricarli. Non abbiamo avuto modo di poterli ragionare, non abbiamo potuto in più, credo che lo spreco che è stato fatto questa sera in ordine a solo la carta, il tempo e tutto il resto che ci è voluto per poterli fotocopiare, e mi sembra un lavoro che poteva essere risparmiato mandandoli almeno il giorno precedente, non dico tantissimo, il giorno precedente. Tutti noi lavoriamo, Zonca, nessuno di noi lavora vive di rendita. Abbiamo tutti un lavoro, chi fortunatamente ce l'ha. E quindi siamo costretti anche tutti noi a fare i salti mortali per poter essere presenti, per studiare, per ragionare, per conoscere. Gliel'abbiamo chiesto, lei ci ha promesso più volte che avrebbe cercato di farlo. Questa sera ci porta in aula 160 rotti emendamenti, di cui, come diceva il consigliere Amariti, 150 rotti ripetitivi, di un cambio di percentuale minima dallo 00 a 1 allo 002 allo 0, solo perché, e questo gliel'ho detto prima quando eravamo in sospensiva, questo io lo chiamo ostruzionismo e non volontà né di collaborazione né di discussione né di ragionamento, perché se questa fosse la volontà potevate anche prima presentarci degli emendamenti, trovarci per una discussione e forse trovare anche una via di mediazione. Questo non è stato possibile e credo non per volontà della maggioranza, perché non è possibile che tutte le volte questa maggioranza si deve far carico di cose che non sono vere. Basta, non è possibile, non è veramente possibile. Vogliamo discutere? Credo che in queste due ore noi siamo venuti ai banchi di minoranza, abbiamo cercato di trovare una mediazione. Abbiamo cercato di ragionare, perché poi la mediazione è una parola troppo grossa, abbiamo cercato di ragionare per trovare una strada possibile. La delibera ci chiede un equilibrio di bilancio e quindi forse non è possibile trovare una strada, però credo che dietro al non trovare questa strada, ripeto, c'è non dei danni ai cittadini di Cinisello, ma sicuramente qualcosa in più. Non tocchiamo le tasche dei cittadini, le detrazioni tolte dallo Stato sono della legge dello Stato e non è il Comune di Cinisello che ha deciso di non fare più la detrazione di 50 euro ai figli, a chi ha figli inferiori ai 26 anni. Quindi io credo che, insomma, un minimo di riconoscimento, mi rendo conto che ognuno ha il suo ruolo qui, noi siamo la maggioranza, voi siete la minoranza e quindi non ci si può riconoscere, però credo che non si può sempre dire che sbagliamo, che tutto è sbagliato e che abbiamo aumentato e che dobbiamo pagare il prezzo e che la cittadinanza chissà cosa ci succederà. Tanto è vero che, non per dire, ma se vogliamo parlare di come sono andate le elezioni di domenica, forse non ci avranno premiato, ma sicuramente un minimo di riconoscimento c'è stato. Grazie consigliere Magnani. Sindaco Trezzi, prego. Sì, molto velocemente, solo per prendere alcune questioni. Allora, innanzitutto la TASI si applica non solo alle prime case, ma anche alle attività produttive, commerciali e quindi di fatto produce la non applicazione un risparmio anche per altre categorie. Abbiamo incontrato i commercianti, abbiamo simulato con loro quelli che possono essere alcuni risparmi che la non applicazione dell'aliquota della TASI prevede per i negozi. Un negozio in via Libertà di una dimensione di 60 metri quadrati, quindi 50-60 metri quadrati, una dimensione media piccola, poteva avere una
imposizione della TASI da un minimo di 70 euro a un massimo di 300 euro con la TASI al 330. Ricordo che la non applicazione della TASI permette anche la non applicazione dello 0,30 dei consi divisibili sulla TARI. Quindi di fatto non applicare la TASI produce delle agevolazioni e dei vantaggi non solo per i proprietari di prima casa, ma anche per gli affitti, le persone che sono in affitto, perché la TASI viene applicata in percentuale anche per chi è in affitto, lo produce per tutti i proprietari di prime case, quindi tutte le famiglie, lo produce anche per le attività commerciali e produttive. Di fatto porta un vantaggio. In più ricordo che l'IMU non si applica sulla prima casa, si applica solo sulla seconda casa e le detrazioni sono previste solo per, potevano essere previste solo per le case di lusso, ville e castelli, quindi minimali. E mi chiedo se, come dire, una scelta di indirizzo quella di dire applichiamo la detrazione per i figli sotto i 26 anni alle case di categoria alta. Oddio, può essere una scelta, però voglio dire, valutiamola. Faccio presente che la tabella, è vero, non è stata consegnata, ma abbiamo già discusso di questa delibera tempo fa in commissione. Credo, quanti giorni fa? 15 giorni fa? 20 giorni fa. Quindi c'era tutto il tempo per chiedere la disponibilità di approfondimenti, di dati agli uffici, chiederli qui stasera a fronte di 160 emendamenti, devo dire, non ha una grande motivazione. E anche sugli emendamenti, tengo a dire, gli emendamenti sono un atto importante rispetto alle scelte politiche, un atto importante quando segnano una scelta diversa e un'indicazione diversa rispetto a quella che è stata proposta. Ma segnare un'indicazione diversa vuol dire che decido che diminuisco l'IMU, ma in qualche modo devo dare altre indicazioni su che cosa poi, quali altre scelte devo mettere in atto per far quadrare un bilancio. La maggioranza ha portato, la Giunta ha portato una proposta, può essere non condivisibile. Si può pensare che siano altre le scelte di indirizzo, le scelte strategiche che devono essere fatte, ma a questo punto non basta solo dire ritocco per 190 volte delle aliquote e non faccio poi da questo punto di vista nessuna indicazione rispetto a scelte strategiche, perché allora diventa un pochettino più complicata. E anche continuare a dire, guarda, te lo dico, riduco tutte le aliquote, bene, diventa evidentemente un problema di tenuta di bilancio, evidentemente. Allora diamo per scontato che si condivide tutti che la non applicazione della TASI ci ha comunque permesso di portare un bilancio che tiene, che è un bilancio di rigore, ma è un bilancio che tiene e che non produce tagli. Perché se non fosse così, se si pensasse invece che questo è un bilancio che produce tagli, beh, sarebbe difficile proporre ulteriori riduzioni di aliquote. Io credo che possa esserci sulle aliquote, che guardate, quella della fiscalità locale è un tema complicato e lo dimostra il fatto che questa applicazione di queste aliquote ha portato delle decisioni a macchia di leopardo sul territorio, perché non è facile avere la bacchetta magica e cercare comunque di fare la scelta giusta, equilibrata, vantaggiosa. È una scelta complicata perché si muove tra troppe variabili e si muove in un contesto che è un contesto difficile e articolato. E può pure essere che siano sfuggite alcune sfaccettature, può pure essere che siano sfuggite alcune osservazioni. Bene, si può ragionare su quelle, si può ragionare in prospettiva, si può ragionare in maniera propositiva. Diverso è invece dire che si presentano alle 20:30 190 emendamenti. Su un numero limitato di emendamenti di senso, probabilmente c'era anche una valutazione politica. Qui siamo di fronte invece a una scelta diversa, che è una scelta di carattere ostruzionistico, di fronte a un bilancio che in qualche modo, di fronte a un bilancio, sì, perché è propedeutica un bilancio, di fronte a un bilancio e di fronte al fatto che comunque si deve mettere in grado i cittadini della nostra città di avere un bilancio, di far partire quelle che sono
le scelte messe in atto e di far partire anche la possibilità di come dire, dare senso a una fiscalità locale. Grazie Sindaco. Io non ho consigli prenotati. Consigliere Zonca, faccio un breve intervento perché ne ha fatti già 4-5. Prego, consigliere. No, infatti mi rendo conto che però vengo tirato in ballo e quindi sono costretto a intervenire. Allora, prendo spunto dall'ultimo intervento del Sindaco. Il fatto che si continui a insistere a dire che qualsiasi modifica a queste aliquote pregiudica l'equilibrio di bilancio è tutto da dimostrare. È tutto da dimostrare. O ce lo dimostrate, oppure se invece bisogna prendere tutto, dare tutto per scontato, perché alla fine non si vuole toccare di una virgola una delibera che è stata annunciata trionfalmente una settimana prima che venisse posta in discussione in Consiglio Comunale, prima delle elezioni, è stata annunciata trionfalmente e siamo ancora qui a discuterla, perché le aliquote le decide il Consiglio Comunale, non le decide la Giunta. No? E quindi questo serve anche per il futuro. Prima si approvano in Consiglio Comunale, poi si fanno i comunicati stampa. Prima cosa, quindi ce lo dovete dimostrare che non si raggiungono gli equilibri di bilancio se si toccano delle aliquote. E come lo si dimostra? Attraverso i numeri. Quindi la tabella famosa che non è stata consegnata era un utile strumento per stabilire se modificare di uno 0,1 o 0,5 una determinata fascia di aliquote avrebbe pregiudicato le previsioni di bilancio che non abbiamo nemmeno approvato. Quindi prima si approvano le aliquote e si stabilisce quant'è l'entrata prevista, poi si fa l'equilibrio di bilancio, non si fa il contrario. È possibile che non ci si renda conto perché stiamo discutendo adesso le aliquote e poi faremo il bilancio di previsione? Ci sarà una logica, no? E la logica è questa, che io stabilisco delle aliquote sulle quali prevedo delle entrate e in base a quelle entrate le metto nel bilancio di previsione e poi lo approvo. Non faccio prima il bilancio mettendo già la cifra che prevedo di incassare e poi torno indietro e dico per prendere quella cifra devo applicare queste aliquote. Non è così. Allora ce lo dovete dimostrare che non si raggiunge l'equilibrio di bilancio andando a modificare queste aliquote. Di quanto? E su quali fasce, no? E poi continuate a insistere con questa mancata applicazione della TASI, cioè l'aliquota zero, che io ho plaudito, perché ho detto è giusto che a Cinisello Balsamo non si aggiunga un altro nuovo balzello, ma non potete continuare a dire rinunciamo a 2.600.000 euro, non rinunciate a niente, perché li andate a recuperare dalle altre parti. Infatti l'aumento dell'IMU, se poi lei me lo ricorda, se lei me lo ricorda... Consiglieri, consigliere Zonca mi ha detto di fare un breve intervento, concluda l'intervento. Ce l'ha detto il vice sindaco un quarto d'ora fa, rispondendo alla consigliera Riccardi. Non si aumentano le tasse, si mantengono le aliquote fisse, però si è aggiunto il canone non ricognitorio, si sono presi gli oneri di urbanizzazione... Si sono incrementate le entrate in termini assoluti della stessa IMU, e certo, non si sono aumentate le tasse, scusate, la coperta mi sembra che o la tiri da una parte o la tiri dall'altra. Complessivamente i cinisellesi spenderanno di più rispetto all'anno scorso. No, certo che lo dimostra. Consigliere Zonca, concluda l'intervento, prego. Avremo modo di dimostrarlo durante la discussione del bilancio, ma in questa, e oltretutto lei dovrebbe saperlo, ce l'ha il bilancio di previsione, ha visto quanta è l'entrata prevista per l'IMU? E allora, non solo, poi nel bilancio si mettono dentro 8 milioni di entrate previste per le sanzioni amministrative, 8 milioni, e poi si fa un fondo svalutazione del 90% di quegli 8 milioni. Cioè, ragazzi, cioè, più di così non so cosa dire, no?
Poi fate un bilancio da 80 milioni di euro, ma è tutto fumo, è ipotetico. Allora, dateci questa tabella, noi ragioniamo, non siamo dei cretini, ragioniamo su quanto incidono le modifiche dell'IMU sulle entrate assolute del Comune di Cinisello Balsamo e almeno verificheremo se vengono rispettati gli equilibri di bilancio oppure no, perché detto così a voce che non si rispettano gli equilibri di bilancio senza nemmeno aver letto gli emendamenti, che non sono ripetitivi, sono su diversi argomenti, dalla detrazione della prima casa, e quindi l'IMU non è che non c'è per la prima casa, c'è una detrazione di 200 euro, che è un'altra cosa, dalla detrazione che noi abbiamo applicato al minimo di legge, fino ad andare a ritoccare al ribasso le aliquote per le altre tipologie di abitazioni. Allora, il consigliere concluda l'intervento, se no devo togliere la parola, ma ha chiesto una breve replica, è 6 minuti che sta parlando, concluda. Prego. Allora, se ci dimostrate che andando a ridurre anche di pochi centesimi di percentuali le aliquote IMU non si raggiungono più gli equilibri di bilancio, ci state dicendo, mi lasci dire, una fregnaccia, perché gli equilibri di bilancio si calcolano dopo che sono state stabilite le aliquote, non prima, perché voi date tutto per scontato, avete già messo la cifra lì ed è sbagliato far così, il metodo di lavoro deve essere alla rovescia, quindi dateci per favore questa tabella. Grazie consigliere. Ci sono altri consiglieri che devono intervenire? Io non ho altri consiglieri. Consigliere Riccardi, deve intervenire? Prego consigliere Riccardi. Grazie Presidente. Ho sotto mano la relazione programmatica. Gettito d'edilizia residenziale, IMU seconda casa, 2013. 3.840.194 euro, bilancio di previsione 4.035.100 euro. Fabbricati produttivi 2013 1.400.071.682 euro, del 2013, 2014 1.572.355 euro. Altro. Esercizio 2013 5.146.868 euro, bilancio di previsione 2014 6.892.545 euro. Quindi ci sono degli aumenti. Grazie. Grazie consigliere Silenzio. Grazie consigliere Silenzio. Grazie consigliere Riccardi. Prego vice sindaco. Consigliere Riccardi, vada a leggere però anche nella spesa corrente quali sono i fondi di svalutazione sull'IMU che sono stati messi a bilancio. Se fa il saldo algebrico, quello che esce è lo stesso gettito dell'anno scorso. Grazie Vice Sindaco. Non ho altri consigli prenotati. Allora chiudiamo la parte generale e aggiorniamo i lavori del Consiglio al martedì 3 per continuare i lavori del Consiglio.